Al netto di un'espressione secondo me poco edificante, appunto, utilizzata dal ministro dell'Interno poche ore dopo, tra l'altro, la strage di Crotone, io credo che colui che dovrebbe fornire spiegazioni rispetto a quel che è accaduto, non è accaduto, è il ministro Salvini. Parte vice premier, è ministro dei trasporti e la guardia costiera che non è intervenuta, io ancora non ho capito perché, dipende da lui. Quella barca sarebbe potuta arrivare tranquillamente sulle coste calabresi, quei disgraziati sarebbero potuti sbarcare e poi probabilmente darsi alla macchia. La domanda che secondo me ci dovremmo tutti quanti fare è: qualora quell'imbarcazione non avesse colpito una secca, quindi non si fosse distrutta a poche decine di metri dalla costa, cosa sarebbe successo? Per l'immagine di questo governo che ha preso i voti legittimamente sulla base dei porti chiusi, il blocco navale, è peggiore un'imbarcazione che arriva sulle coste italiane e nessuno conosce poi il futuro di quei disgraziati, piuttosto di un'imbarcazione scortata, sebbene questo preveda l'arresto degli Allora, scafisti? avete E di visto questo Fabio Salvini Rampelli, deve rispondere. vicepresidente?